Raga, sono distrutta. Allora, ho fatto, sì, la mia felpa della Toki Doki per stare in casa. Non la mettevo probabilmente da 10 anni, perché io di solito in casa non ci sto mai. Nel senso che nelle mie giornate normali io vado tutte le mattine all'università. E torno dall'università, pranzo, oppure a volte sono in università fino alle 5, alle 6 del pomeriggio. Arrivo a casa, studio, ovviamente non mi sto a cambiare, ormai uso i vestiti che ho indosso, così la sera li metto direttamente a lavare, o massimo mi metto dei pantaloni più comodi se ho i jeans. Poi vado in palestra e torno direttamente a casa dalla palestra alle 9 e devo cenare. Quindi o prendo i vestiti da cambiarmi in palestra se esco la sera, oppure mi metto direttamente il pigiama perché ormai arrivo a casa alle 9, tempo di cenare e dopo poco vado a letto perché la mattina mi alzo alle 7. Ora, se sono in sessione, di solito, sinceramente, studio in pigiama e poi mi cambio quando vado in palestra o se esco al pomeriggio. Solo che in questa quarantena, se sto tutto il giorno in pigiama, mi sono resa conto che mi sento molto più in quarantena, cioè mi sento molto più giù di morale, no? Quindi la mattina ho deciso che quando mi sveglio vado subito in bagno, mi faccio tutta la mia skincare, eccetera, eccetera, mi cambio, poi vado a fare colazione e inizio le lezioni online alle 9, in modo tale da essere un pochino più attiva. Poi mi ricambio quando mi alleno e mi ricambio se devo uscire, tipo oggi che devo andare a fare la spesa. Quindi dal 2010 maglia Toki Doki, felpa Toki Doki, spettacolare, cioè bellissima col cappuccio, bellissima. Comunque vi dicevo, mi sono allenata stamattina perché avevo lezione solo dalle 9 alle 11. Oggi l'ho preso un po' come giornata di organizzazioni varie, perché dopo pranzo mi sono un attimo rilassata e ho guardato un po' di Netflix, ho iniziato Breaking Bad, sì, Breaking Bad. Io faccio i mix delle Breaking Bad, Prison Break, e mi sta piacendo tantissimo. Sono, mi sembra, l'11ª puntata della prima stagione. Molto, molto intrigante. Vi farò sapere perché sono comunque la prima stagione. Ho visto che ce ne sono, mi sembra, 6. Poi dopo succede che mi sono messa a organizzare i video di YouTube per questa settimana, cioè quelli che avete già visto, e poi ho dovuto organizzare un esame, nel senso che sono una coordinatrice, non è vero, nel senso la professoressa durante una lezione online ha chiesto chi volesse essere contattato per eventuali cambiamenti d'orari, esami, eccetera, e quindi mi sono messo a organizzare sto parziale che dobbiamo dare a maggio con i diversi nomi, chi preferiva quando e chi non quando, in modo tale da stasera scrivere la mail alla professoressa con circa il numero di persone ogni giorno, così domattina abbiamo di nuovo le con lei ne possiamo discutere. Quindi, in tutto questo, ovviamente, questa cosa aveva la priorità. Sono arrivate le 5 e mezza, quindi ora mi truccherò un po', mi cambio e vado a fare la spesa. La porto ai miei nonni e poi ormai è cena. Top. Allora, adesso vi racconto stamattina cosa mi è successo. Mi sono svegliata alle 8:30 come ogni mattina per fare lezione. Sono andata in bagno, skincare, mi sono cambiata. Mi sono poi messa una maglietta a maniche corte perché fa caldissimo oggi. Pronta per iniziare la lezione. Bene, la lezione non c'è, quindi top. Ma in realtà tutti ci siamo svegliati, tutti pensavamo di aver lezione. Va bene. Poi succede che anche la lezione delle 11 il prof non si presenta. Perfetto. Ah, quindi io stamattina potevo allenarmi, studiare un po', eccetera, eccetera. Invece ho solo un po' studiato e tipo sono stata un'ora tra mezz'ora la prima lezione e mezz'ora la seconda a aspettare i professori. Vabbè, cosa utile di stamattina? Ho registrato la colazione per un altro What Eating a Day, perché ho visto che quello che è uscito questa settimana vi sta piacendo un sacco. Sto bevendo molto, la bottiglia è di plastica, ma perché uso sempre lei, ce l'avevo già in casa. Sapete che se no noi usiamo l'acqua cereglia, la andiamo a prendere direttamente nelle bottiglie di vetro la cereglia. E me la tengo sempre con me così da bere un po' di più, perché mi sono resa conto che in questa quarantena bevevo molto meno. 447, qui è la base, dove ti trovi? Buongiorno amici, allora è sabato, no è venerdì, non è vero? E mi sono alzata da poco perché stamattina ho lezione alle 11 e
Ho tirato fuori il pollo per il pranzo e dal freezer perché stasera c'è la pizza che hanno impastato i miei mentre io dormivo. E quindi stiamo più leggeri durante il giorno perché la pizza è bella consistente. Insieme al pollo ora voglio grigliare su questa piastra questi due zucchini che ora vado a lavare. Mentre per colazione ci facciamo una frittatina di albumi. Questa qua con un po' di burro d'arachidi sopra, fonte grassa, perché stasera la pizza userò una sola mozzarella e anziché due, quindi riesco a mangiare un po' di grassi. E poi faccio una cremina con delle proteine al cioccolato, queste qua di Bulk, da mettere sempre sulla mia frittata. Ok, accendo il fuoco, padella antiaderente, goccino d'olio per non far attaccare l'albume e lo asciugo bene con un fazzoletto. Se la padella è buona, raga, non importa che lasciate 6 litri di olio sopra la padella, basta far così, così non si attacca. Metto al minimo. Poi 80 ml di albume per stamattina. Non mi piace, vabbè, 90, chi se ne frega, non cambia troppo. Non mi piace usarne troppo perché se no la frittata viene bella spessa e boh, mi piace di meno. Comunque lo prendo, lo verso nella mia padellina e vado a coprire con un coperchio a fuoco minimo e lascio cuocere. Nel frattempo, allora, frittatina pronta, zucchine stanno grigliando. Qui preparo una cremina di proteine al cioccolato, come vi ho già detto, io uso queste di Bulk, le Pure Whey. Questi sono i valori, molto buoni per il prezzo che hanno, rapporto qualità-prezzo ottimo. Bottiglia d'acqua, io ne bevo due al giorno, in realtà un po' meno di due adesso perché due sono 1,5 litri. E avevo perso un po' il bere tanto, quindi ne bevo circa 2,5 litri e poi pian piano arriverò ai 3 litri. Ok, per fare la cremina di proteine basta veramente, raga, pochissima 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 acqua. D'acqua subito, me ne verso subito un altro. Però mi faccio un tè freddo, cioè tè freddo, prendo la bustina del tè, English Breakfast Tea, e gliela metto dentro, quindi in realtà non è fatto per essere tè freddo e non farebbe neanche bene perché questi tè sono fatti apposta per essere scaldati, ma voglio vedere come viene, sono curiosa e oggi è caldo, quindi provo. Ogni mattina prendo anche EU14 integratore, non lo prendo se mangio l'albume perché all'interno abbiamo una vitamina
che è legata dalla vidina dell'albume, la biotina, e quindi non diventa disponibile. Quindi quando mangio l'albume aspetto e la prendo al pomeriggio. Il sapore è sempre quello dell'English Breakfast Tea, buonino, ma è più buono caldo sicuramente. Lo so, raga, che non è una delle colazioni migliori della vita, però la prossima settimana esce un video su YouTube dove vi faccio vedere le mie due colazioni top del momento quando sono in scarica e in carica, che sono spettacolari. Oggi ho deciso di fare la frittatina d'albume, che in realtà non faccio quasi mai per colazione, perché stasera appunto c'è la pizza fatta in casa, molto molto cospicua, cioè bella grossa, 2 etti di farina a testa, e quindi preferivo, anche essendomi alzata tardi, sono già le, sto mangiando che sono le 11, quindi fra 2 ore pranzo. Rispettare i miei macros, perché non vedevo per qual motivo andarli a sballare, anche perché io innanzitutto cerco sempre di rispettare la mia dieta, perché mi piace, cioè è il mio stile di vita, l'ho scelto perché mi piace e mi ci trovo bene, se no non farei questa cosa. E a me piace un sacco quello che mangio, anche questa frittata d'albume sicuramente mi piace di più un porridge o i pancake, però mi piace anche questa frittata d'albume. Poi ho trovato dei metodi per rendere tutto più succulento e buono, cioè voi dovreste provare veramente l'albume con lo sciroppo di cioccolato o il cioccolato o il burro d'arachidi. Cioè, è veramente qualcosa di fantastico. A me piace tantissimo, ma tanto, tanto, tanto. Oppure, se voglio di salato, mi faccio la frittatina di albume con l'avocado sopra. Top. E poi, comunque, stasera una pizza buonissima e bellissima da mangiare. Non vedo perché alle 11 della mattina scegliermi di mangiarmi una montagna di pancakes, per poi non rispettare i macros, per poi essere appagata praticamente nello stesso modo e per poi sentirmi appesantita la sera, perché se mangio tanto e tanti carbo, tante fibre, tante cose, ovviamente mi appesantisco e non mi godrei neanche la cena di stasera nella maniera più bella possibile. Sarei appesantita un po' così, quindi va bene così. Allora, mi finisco un attimo il mio tè. Intanto prendiamo da qui le ultime 2 zucchine, che erano un po' più grosse, ci hanno messo un po' di più a grigliarsi. Allora, raga, voi potete usare anche un pochino di olio, verranno un pochino più, meno rinsecchite, però a me piacciono un sacco così. Poi le condisco dopo con un po' di sale, un goccio d'olio insieme al mio pollo, pranzo perfetto fatto da Dio. Ora ho una lezione online. Ah, non prendo il caffè seppur io sia un amante di caffè, ma perché in queste mattine mi viene voglia di tè e se prendo il tè c'è già la teina dentro, quindi evito di prendermi anche del caffè. Quindi apro gli scuri, che è una bella giornata. Di solito poi ascolto le lezioni direttamente in cucina mentre faccio colazione o in balcone. Però boh, stamattina sinceramente c'ho una lezione di una professoressa che parla un po' lenta, prendo gli appunti a mano, quindi preferisco così. Allora, spegniamo la luce. Queste sono le cose che faccio ogni
Mattina. Orario delle lezioni, quarto anno, giorno venerdì 11:13. Clicco su lezioni online. Utilizziamo questa piattaforma che si chiama Microsoft Teams. Me l'apre direttamente perché l'ho caricata. Tolgo audio e microfono, ovviamente, perché intasa tutta la linea. Ed eccoci qua, la prof. Immagino abbia già caricato le slide perché lei inizia di un quarto, ma ecco, carica prima le slide. Oggi sospensioni, quindi questo è il quaderno nel quale io prendo gli appunti perché appunto lei parla più lentamente, quindi non so perché ho iniziato a prendere gli appunti così e ormai finisco così. Anche perché prenderli sulle slide, la gente che parla lento davvero raga mi distraggo di più, quindi preferisco così. Penna, niente, cioè proprio niente, c'ho la mia acqua, il mio tè e la lezione qua. Questo è la mia mattinata fino all'una. Allora, raga, svuota la spesa, sono andata a fare la spesa, quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Avocado, perché sapete, ottima fonte di grassi buoni, mi piace un sacco, da farci qualsiasi cosa, sia colazione, sia anche i pancake, sia pranzo, sia cena. E anzi, vi lascio qua l'ultimo What Eat in a Day nel quale uso l'avocado. Poi, solita feta. E questa è quella che prendo io della Zorbas Light, che ha un pochino meno di grassi, super proteica, salata, mi piace da mettere nelle insalate o la mangio così, giusto perché è proteica. E Fitline Schisa, che è il formaggio che uso proteico con pochi grassi nella piadina. O uso il Philadelphia Active, che sinceramente mi piace di più, però non c'era. Poi ho preso una marmellata dell'arigoni d'Asiago, questa è le ciliegie. Io adoro l'arigoni d'Asiago, secondo me insieme all'alce nero, cioè le marmellate sono le migliori. Ed era in offerta, quindi quando è in offerta ne prendo sempre una, che così sono sicura che ce le ho sempre. Infatti ce ne ho anche già una alla pera, ma io le adoro. Scorta di yogurt, raga. Soya San, questo lo uso quando sono in scarica perché ha zero carbo. Senza zuccheri aggiunti, è uno yogurt ovviamente di soia, quindi senza lattosio. Preferisco lo yogurt, però non è male, devo dire, non è male. Il mio solito Phage 0% e il Delta 0%, che sono i due yogurt greco che uso io. Come vi dico sempre, un pochino più acido, un pochino più solido e più cremoso. Quindi questo lo preferisco da solo e questo per le preparazioni perché rimangono più compatte. E poi ho preso due Fruyo all'1,3% al cocco perché ho i grassi alti nei giorni di scarica e quindi mi posso permettere qualche grasso in più. E questo Fruyo al cocco è qualcosa di spettacolare, cremosissimo, buonissimo. Sa un sacco di cocco. Anacardi, lo so, c'erano solo in queste bustine, sono già salati, ma avevo una voglia matta e anche questi per i giorni in cui i grassi alti. È la mia frutta secca preferita, quindi l'ho preso. E avevo finito un pan bauletto, comunque un pane da tenere sempre in casa, soprattutto in questo periodo dove non si può uscire tutti i giorni. E voglio provare questo che non ho mai preso, che è il gran bauletto rustico con farina di segale, semi di girasole e sesamellino della Mulino Bianco, perché ha dei valori davvero spettacolo per ogni fetta. E se ci guardate, le fette sono veramente grosse, cioè sono più grosse, sono quasi il doppio di una fetta normale. Abbiamo 3 grassi, 15 carbo e 3,7 pro, quindi veramente sembra ottimo, ottimo, ottimo. Questa era la mia spesina. Sabato mattina faccio vedere una colazione con la quale sono in fissa ultimamente quando mi sveglio tardi e non ho tempo di preparare le mie due colazioni preferite del momento, che vi mostrerò in un prossimo video. Due fette di pane, questo è quello che avete visto ieri, che adesso lo proverò. Burro d'arachidi, 10 grammi per fetta e marmellata. Questa è ai frutti di bosco, mi sembra, della Hero. Però le mie marmellate preferite sapete che sono Hero Light, Rigoni d'Asiago e anche quella alla zucca di Prozis, mi piace molto. E poi un cappuccino. Raga, sto sistemando un po' la camera perché sinceramente ieri non l'ho messa a posto e odio avere la camera così in disordine perché mi dà fastidio, come se appunto, non lo so, cioè non fossi ordinata neanche mentalmente. Io credo tanto nella questione ordine intorno a te,
influenza l'ordine mentale. È una cosa in cui io veramente credo tantissimo. Ci sono dei giorni davvero che non ho voglia di sistemare, però arriva il giorno in cui se non sistemo, tipo stamattina ero venuta in camera per iniziare a studiare, ma mi sono resa conto che se non sistemavo non avrei studiato come vorrei studiare, quindi sto mettendo a posto che poi in realtà sono semplicemente i vestiti che ho lasciato sulla sedia negli ultimi 2 giorni. Ok, raga, io inizio a studiare. Ci sono dei miei soldini, oddio. Devo andare avanti come sempre, mia bottigliona d'acqua, i miei occhiali, il PC ora non mi serve e ho da finire queste cose per il fine settimana perché lunedì inizio laboratorio fino alle 6 del pomeriggio. Questo è il parziale che ho, che è abbastanza breve, del 12 maggio, ma vorrei concludere lo studio entro domenica, così poi dopo ripasso solo e non ho problemi.